Buondì, questo vlogmas inizia da qui. Buongiorno, sono le 8 del mattino e io sono qui. Ho già editato un video che voi vedrete nel mio domani. Ogni tanto perdo la cognizione con questi domani oggi finti. E quindi sono qua, stavo dicendo, e dopo aver editato il video finalmente mi concedo la colazione perché stamattina ho molta fame e faccio stamattina cereali e yogurt che non mangiavo da tanto tempo perché nelle ultime settimane ho fatto colazione con la frutta. Stamattina mi andavano i cereali, anche se ieri nel congelatore ho trovato due pancake che non sapevo di avere, però ho resistito, ho fatto la brava. Al limite il pancake me lo concedo o sabato o domenica, non in settimana. E niente, stamattina ho un po' di cose accavallate, ovviamente, perché alle 11 ho appuntamento con mia madre e mia sorella da un avvocato per fare quelle cose bruttissime che riguardano le successioni e cose varie. Questo appuntamento doveva essere lunedì scorso, è stato rimandato all'ultimo momento, quindi non solo mi ha scombinato il lunedì, ma mi scombina anche la giornata di oggi, sperando che non lo rimandi di nuovo, quelle cose che fanno i professionisti. Allo stesso tempo, sentite. Forse possiamo riprendere. Allo stesso tempo stavo dicendo, aspettavo, dovrebbero iniziare ad arrivare i pacchi, i regali di Natale, dovevano iniziare domani, invece oggi mi dà in consegna tre pacchi. Olè! Quindi molto probabilmente le cose si accavalleranno, non so come farò, vedremo nel corso della giornata. Adesso finisco la colazione, mi vado a preparare, anche perché devo anche stirarmi i capelli, ho parecchio da fare stamattina. Diamo un senso a questa giornata, noi ci vediamo dopo. Fortunatamente l'appuntamento dall'avvocato è stata una cosa molto veloce, è stato puntuale, sono tornata a casa e adesso, in realtà dovrei lavare i pavimenti, ma credo che aspetterò dopo pranzo. Mi metto un po' al computer a lavorare. Avrei dei refill da fare, ma non so se mettermi a farlo oppure no, perché forse dovrebbe venire mia sorella. Dobbiamo fare una cosa, però è in forse. E quindi mi scoccerebbe terribilmente se poi venisse e dovessi lasciare a metà. Non lo so, non so cosa fare. Intanto ho fatto spuntino e ho mangiato una banana. Non lo so. Conto le pecorelle. Intanto la mia voce se n'è andata, non so perché. Vabbè, vado in craft room, dai, casomai ci vediamo di là. Sarebbe l'ora del tè, ma io ho scelto di farmi un caffè, anche se so che poi stanotte mi farà un po' fare la ballerina mentre dormo, però mi sento un po' down con le energie e quindi ho deciso di farmi il caffè così tra poco quando vado a danza magari ci arrivo un pochino più su. No, non sono, cioè di morale sono giù sempre ormai, non sono particolarmente giù di morale, sono giù di spirito, di fisico, boh, mi sento moscia, ecco. I pacchi che aspettavo sono arrivati. Faccio così perché ho appena tolto gli occhiali, appena li tolgo non ci vedo proprio, cioè io lì non sto vedendo come sono. Stavo dicendo, sono arrivati, adesso mi metto a fare alcuni pacchetti, regalo. Mi dispiace tantissimo non potervi far vedere nulla perché so che alcune persone a cui sono destinate le cose guardano i video e quindi no, non posso far vedere niente e mi dispiace tanto perché quest'anno con mia sorella abbiamo fatto regali pensatissimi e quindi mi dispiace non farli vedere. Comunque, vi faccio vedere solo la carta. Ho scelto la carta dorata, questo oro opaco e sto incartando tutto con questo.
In realtà ne avevo presa una, adesso non c'è, ne avevo presa una da Lidl, bellissima, glitterata, ma terribile perché lo scotch non ci attaccava e quindi facevo i pacchetti e si riaprivano. E so, l'ho cambiata. E sto facendo. Dai, faccio il pacco e poi ve lo faccio vedere perché le sto facendo con il nastrino marroncino. Faccio il pacco, poi me ne faccio vedere un paio. Ho cambiato angolazione, però devo dire la verità, questi sono i due angoli che mi piacciono di più in questo periodo, chissà perché. Vi faccio vedere i pacchetti con la carta dorata, nulla di speciale davvero, la cosa più semplice del mondo, carta dorata fiocco marrone. Non so se poi dopo metterò un tocco di brillantini, vediamo. Prima faccio tutti i pacchetti, aspetto che arrivino tutti, ecco qua. E poi ovviamente dovrei mettere i bigliettini, dovrei farli. Io sono quella che fa i bigliettini, ma alla fine fa sempre i regali senza bigliettini. Buongiorno, come potete notare dal cappottino, io questa mattina sono già in uscita. Sono più o meno le 9, ma devo uscire presto perché ho delle commissioni da fare e anche oggi passa il corriere, quindi cerco di fare tutte le cose perché di solito il corriere sta passando dopo l'ora di pranzo, quindi tento la fortuna per forza, perché altrimenti in questi giorni in cui il corriere praticamente verrà ogni giorno non potrei fare nulla. Quindi non perdo altro tempo, faccio veloce, esco, scappata, toccata e fuga e ritorno. Diamo un senso a questa giornata. Stamattina potevo tranquillamente evitare di uscire perché di tutte le cose che dovevo fare non ne ho conclusa nessuna. Volevo comprare il ginseng e non c'era. Volevo fatto il giro a Lupin, il famoso giro a Lupin, e non c'era niente. Cioè, erano tutte cose tipo per signore dell'età di mia madre, quindi zero. Sono andata da Piazza Italia, zero assoluto, prezzi aumentati, qualità peggiorata, le taglie XL che sono praticamente una 46, forse pure una 44, quindi niente. Quindi potevo evitare di uscire. Ho fatto tutto anche di fretta, con la paura che passasse il corriere. Boh, era meglio stare a casa stamattina. Adesso me ne vado in craft room perché devo stampare e ritagliare entro oggi, tanto è mattina, riesco a farli stare sotto pressa. Sì, stampare e ritagliare dei refill e poi devo fare un'altra agenda a mia mamma che io non vi ho fatto vedere. Agenda che non vi ho fatto vedere, ve ne ho parlato in due o tre vlog, ma non ve l'ho fatta proprio vedere. E mi sono proprio dimenticata di fare la ripresa con questa fotocamera, dici potresti farla a quella che fai ora. Potrei fare la stessa cosa, cioè dimenticarmi per dargliela subito. Quindi vi faccio vedere la ripresa che avevo fatto in verticale, ve la metto qui, così c'entra bella bella. La ripresa che avevo fatto in verticale per far vedere l'agenda a mia madre prima di confezionarla. Eccola qua, è una cosa un po' diversa dal solito. Avevo questi binder che avevo comprato qualche anno fa, mi erano rimasti e le ho fatto l'agenda in questo modo. Adesso ne vado a fare un'altra, faccio i refill e la mattinata trascorrerà in questo modo sicuramente. Andiamo in craft room, va? E sono qui in craft room, ho lavorato un paio d'orette, ho intanto messo un altro maglioncino perché adesso fa davvero freddo, ma ho deciso che questo vlog lo chiudiamo qui perché ho bisogno di recuperare un po' di tempo, sono rimasta un po' indietro con i vlog, quindi lo chiudo qui così l'altra metà della giornata faccio un altro vlog. Prima di chiudere, vi volevo dire, uno, questo tizio qui è mio cugino, ha un canale YouTube, si chiama Mini Guzzo, vi metto giù in info box il link al suo canale, se vi va andate a dargli un'occhiata. È, diciamo, millennials. È un giovane che parla di cinema, parla un po' del mondo dei trentenni. Ti posso chiamare trentenne? Sì. Quindi se vi va andate a dare un'occhiata al suo canale e magari iscrivetevi che sta facendo la corsa ai 100 iscritti. Due,
Vi ricordo che c'è l'iniziativa del video di fine anno, termine ultimo per inviarmi il vostro video è il 26 dicembre. Mi raccomando, vi voglio in tanti a partecipare a questo video di fine anno. Se non sapete cos'è, andate a vedere i vlogmas dei giorni scorsi in cui ne parlo ampiamente. E questo è tutto. Spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto. Se vi va ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio ed una candy cane grande. Ciao! Noi ci vediamo domani!